Chiunque si sarà domandato, specialmente agli inizi della propria conversione, come avrà fatto Pietro a rinnegare il Maestro. Lui, insieme al resto degli Apostoli, è stato testimone vivente dell'unico e vero Dio. Pietro ha visto miracoli, prodigi e meraviglie che nessun altro essere umano ha potuto sperimentare. Eppure lo rinnega davanti a questa prova. Pietro si comportò come molti di noi si comportano. Quanti fratelli abbiamo visto frequentare, felici e contenti, le nostre comunità, zelanti, pronti a raccontare la loro conversione. Sembrava che il mondo fosse tutto loro, e poi, quando arriva la prova, li vediamo sempre meno ai culti, e molti di essi lasciano la Chiesa, a volte anche definitivamente, come se fossero stati truffati, delusi dal Signore. Ma le prove sono permesse perché fanno bene alla nostra anima. Affrontarle ci permettono di crescere, di fortificarci nello spirito. È fin troppo facile essergli fedele quando tutto ci va bene e quando possiamo avere tutto. Ma è nella prova che dobbiamo dimostrare tutto il nostro amore verso Dio. Dio è fedele e ci chiede di essergli fedeli, perché dopo la prova arriva il tempo della grazia. I soldati del governatore, avendo condotto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte. Gesù viene legato alla colonna. Viene spogliato. Gli viene messo addosso un manto scarlatto. È intrecciata una corona di spine. Gliela pongono sul capo. Prendono una canna e gliela mettono nella mano destra. E inginocchiandosi davanti a lui lo scherniscono dicendo: Salve, re dei giudei! Prendono la canna e con quella lo percuotono sul capo. E dopo averlo schernito, lo spogliano di quel manto e lo rivestono delle sue vesti. Gli mettono addosso la croce. Forza! Cammina! Muoviti, cammina, via! Cammina! Cammina!
Gesù sotto il peso della croce appare l'intero suo percorso, il suo volontario abbassamento per sollevarci dal nostro orgoglio. E nello stesso tempo emerge la natura del nostro orgoglio, la superbia con cui vogliamo allontanarci da Dio, non essendo nient'altro che noi stessi, con cui crediamo di non aver bisogno dell'amore eterno, ma vogliamo dare forma alla nostra vita da soli. In questa ribellione contro la verità, nel tentativo di essere creatori e giudici di noi stessi, precipitiamo e finiamo per autodistruggerci. L'abbassamento di Gesù è il superamento della nostra superbia. Con il suo abbassamento egli ci fa rialzare. Lasciamo che ci rialzi. Spogliamoci della nostra autosufficienza, della nostra errata smania di autonomia, e impariamo invece da Lui, da Colui che si è abbassato, a trovare la nostra vera grandezza, abbassandoci e volgendoci a Dio e ai fratelli calpestati. Alla vista di suo figlio così martoriato con addosso quella pesante croce, la madre di Gesù incominciò a tremare, a singhiozzare e a torcersi le mani. Gli occhi spenti e arrossati del Cristo sofferente gettarono sulla Santa Madre uno sguardo compassionevole. Toccata da quello sguardo colmo di misericordioso amore, la Santa Vergine giunse le mani e si appoggiò al portone per non cadere. Era pallida e aveva le labbra livide. Mentre si avvicinava all'incontro con sua madre, il Signore inciampò e barcollò, poi cadde sotto il peso della croce. La madre di Gesù, accecata dal dolore, non vide più né i soldati né gli altri, ma solo il figlio sanguinante torturato dagli aguzzini. Nell'impeto del suo amore si precipitò da lui. Così cadde in ginocchio vicino a lui e si lo strinse tra le braccia. I soldati erano commossi di fronte a quella madre straziata dal dolore. Circondata da Giovanni e dalle pie donne, l'addolorata fu portata via e il corteo proseguì il suo triste cammino. Frattanto la soldataglia aveva rialzato Gesù e gli aveva rimesso la croce sulle spalle. Cammina! Muoviti! Cammina!
Cammina! Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e i soldati lo costrinsero a prendere su la croce di Gesù. Vieni qua. Tu, vieni, cosa fai lì? Vieni. Fai aiutare. Vai. Gesù disse ai suoi discepoli: chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Simone di Cirene torna dal lavoro e sulla strada di casa quando si imbatte in quel triste corteo di condannati. Per lui fosse uno spettacolo abituale. I soldati usano del loro diritto di coercizione e mettono la croce addosso a lui, robusto uomo di campagna. Quale fastidio deve aver provato nel trovarsi improvvisamente coinvolto nel destino di quei condannati. Fa quello che deve fare, certo con molta riluttanza. Ma quell'incontro involontario è scaturita la fede. Accompagnando Gesù e condividendo il peso della croce, il cireneo ha capito che era una grazia poter camminare assieme a questo. Gesù sofferente e muto gli ha toccato il cuore. Gesù, il cui amore divino solo poteva e può redimere l'umanità intera, vuole che condividiamo la sua croce per completare quello che ancora manca ai suoi patimenti. Ogni volta che con bontà ci facciamo incontro a qualcuno che soffre, qualcuno che è perseguitato inerme, condividendo la sua sofferenza, aiutiamo a portare la croce stessa di Gesù. È così che otteniamo salvezza e noi stessi possiamo contribuire alla salvezza del mondo. La Veronica attraversò d'impeto la folla, venendo finalmente dinanzi a Gesù. La fai! Fermati! Invano i soldati cercavano di trattenerla. Alla presenza del Figlio di Dio, ella cadde in ginocchio. Fuori di sé dalla compassione, vi spiegò il sudario e gli disse: ti prego, Gesù, fammi degna di asciugare il tuo volto. È l'immagine della donna buona, che nel turbamento e nell'oscurità dei cuori mantiene il coraggio della bontà, non permette che il suo cuore si oteneri. All'inizio Veronica vede soltanto un volto maltrattato e segnato dal dolore. Ma l'atto d'amore imprime nel suo cuore la vera immagine di Gesù. Nel volto umano, pieno di sangue e di ferite, lei vede il volto di Dio e della sua bontà, che ci segue anche nel più profondo dolore.
Soltanto con il cuore possiamo vedere Gesù. La Veronica baciò la stoffa e se la mise sotto il manto. Il corteo si era arrestato. I farisei e i carnefici, assai irritati, si misero a colpire Gesù, mentre Veronica veniva allontanata. Vai, vai, via! Cammina! Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di lui. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni in cui si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Sentire Gesù mentre rimproverano le donne di Gerusalemme che lo seguono e piangono su di lui ci fa riflettere. Come intenderlo? È un rimprovero rivolto ad una pietà puramente sentimentale che non diventa conversione e fede vissuta. Non serve compiangere a parole e sentimentalmente le sofferenze di questo mondo, mentre la nostra vita continua come sempre. Per questo il Signore ci avverte del pericolo in cui noi stessi siamo. Ci mostra la serietà del peccato e la serietà del giudizio. Noi siamo forse, nonostante tutte le nostre parole di sgomento, di fronte al male e alle sofferenze degli innocenti, troppo inclini a banalizzare il mistero del male. Il male non può continuare a essere banalizzato di fronte all'immagine del Signore che soffre. Anche a noi Egli dice: non piangete su di me, piangete su voi stessi. Piangete e chinatevi sugli uomini che soffrono. Via! 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 Camina! Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Forse ci fa pensare alla caduta dell'uomo in generale, all'allontanamento di molti da Cristo, alla deriva verso un secolarismo senza Dio. Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa, a quante volte si abusa del Santo Sacramento, della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso Egli entra. Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di Lui. Quante volte la Sua parola viene distorta e abusata. Quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote.